Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, Regina Cieli, Letare, Alleluia, quia surrexit Dominus vere, Alleluia. Fratelli carissimi, innanzitutto buona Pasqua. E vorrei sviluppare un pensiero che mi è venuto in mente durante la Santa Messa proprio del mattino di Pasqua. Il fatto che proprio nel giorno di Pasqua, proprio nel mattino di Pasqua, la nostra Regina, la Madonna Santa, è pienamente, perfettamente corredentrice e mediatrice. Fratelli carissimi, permettete di dire che io non sopporto quando, e non sopporto non per me, perché vedo proprio un male per la Chiesa, quando si nega alla Madonna Santissima il titolo di mediatrice, di corredentrice, che è una funzione proprio che il Signore ha voluto dare alla Madonna Santa. E Gesù Cristo, vedete, chi dice io voglio seguire Gesù Cristo e non la Madonna, Gesù l'unico mediatore, è vero che Gesù è l'unico mediatore, ma è proprio l'unico mediatore che ha voluto lui associare alla Madonna la sua mediazione e la corredenzione. Non siamo noi che diamo dei titoli perché vogliamo più bene la Madonna che Gesù Cristo, ma proprio perché vogliamo a Gesù Cristo, se gli vogliamo bene gli dobbiamo dare retta. Allora Gesù Cristo si è sottomesso in un modo mirabile, incredibile, misterioso, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, lo spirito umano viene meno nel suo trattato della devozione, lo spirito, nel pensare come Dio si sia sottomesso a una creatura, ma perché ha voluto lui. Non perché noi attribuiamo qualche cosa alla Madonna di indebito. Noi siamo cristiani, quindi non solo ammiratori, ma imitatori di Gesù Cristo, obbedienti a Gesù Cristo. Gesù Cristo si è sottomesso in tutto alla Madonna Santa, si è sottomesso, è stato 30 anni, era subditus illis, lo dice la Sacra Scrittura, non lo dico la devozione popolare, basta, con tutti i rispetti che ho per la devozione popolare, era sottomesso. E si è sottomesso alla Madonna, e la Madonna ha allevato per 30 anni la vittima del sacrificio, l'ha custodito, l'ha nutrito, in questi 30 anni c'era anche San Giuseppe. Ecco, fratelli carissimi. Ma però vorrei proprio vedere perché questo ruolo di mediatrice, corredentrice, risplende, rifulge, proprio, vedete, fratelli carissimi, il mattino di Pasqua. Perché, vedete, la Madonna, diciamo Gesù, è stato obbediente nella sua opera della redenzione, è stato obbediente non solo all'Eterno Padre, ma anche alla Madre. Cioè, quando San Paolo ci dice che Christus factus obedi Jesus quer mortem autem crucis, propter quod Deus exaltavit illum, allora Cristo si è fatto obbediente fino alla morte, ma obbediente a chi? Obbediente all'Eterno Padre. E alla Madre, cosa gli diceva la Madonna? Oh poverino, non andare a rimani qui con me, che ti voglio tanto bene, non fare dispiacere alla tua mamma e stai fermo qui, non andare a morire. No, ma dice, andiamo a morire assieme al Calvario. Io, Regina, io il cuore è trafitto con questa spada che per mezzo del profeta Simeone mi era stata promessa, e tu con la lancia andiamo a salvare l'umanità. Ecco, ora vedete, questa cosa qui non è una pietà popolare. Adesso io vi voglio leggere un passo dell'enciclica Ad Illulitissimo di San Pio X. Si vede la Madonna in piedi presso la croce, piena, ricolma del più vivo orrore per il peccato, ma attenzione, dice San Pio X, contenta, nonostante tutto, contenta che il suo figlio si immoli per la salvezza del genere umano. Capito? Con la Madonna, cioè, quando era sotto la croce, la Madonna aveva orrore per il peccato, ma era contenta pur in quella sofferenza che il suo figliolo si immolasse per la salvezza. E non era lì solo per consolare Gesù, per dirgli poverino, cioè, senz'altro c'è stata anche questa consolazione, ecco, ma la Madonna era lì per immolarsi assieme a Gesù Cristo, fratelli carissimi, ecco. Allora, diciamo, quindi Cristo si è fatto obbediente al Padre fino alla morte di croce, e per la resurrezione, fratelli carissimi, per la resurrezione anche Gesù è stato obbediente al Padre, cioè fa parte di tutto quel processo, non è che Gesù, ecco, Eterno Padre, guarda, io muoio obbediente a te, però per la resurrezione risorgo per conto mio. No, non è possibile.
Cristo si è fatto obbediente in tutto il mistero pasquale, in questo processo di kenosi ed esaltazione e di dono di tutti i meriti e dell'acqua e del sangue che sono usciti dal suo cuore, tutto obbediente al Padre. Anche nella resurrezione, cioè Cristo è risorto obbedendo, capito? Quindi come ha obbedito al Padre e alla Madre nell'immolarsi, ha obbedito anche alla Madre nel risorgere, capito, fratelli carissimi? Allora, io vorrei leggere a questo punto una poesia, vedete, del padre Croiset, del padre Patrignani, che è stato un gesuita che ha scritto tante poesie e ha messo gli esercizi di Sant'Ignazio di Loyola, li ha messi in sonetti. Allora c'è la prima apparizione di Cristo alla Madonna, dove dice... Padre Patrignani descrive così: è la Madonna che piange, che attende la resurrezione del figliolo. Di pianto il ciglio, il cor pien di dolore, qual tortora solinga era Maria, e giorno e notte sospirando gia, de quando fia che sorga il morto amore. Allora, quando risorge figlio mio? Questo era il desiderio della Madonna. Allora, perché? Cioè, come la Madonna, attenzione, pur essendo una vera madre, avendo un grande dispiacere che il figlio soffrisse, però desiderava che il figlio compisse l'opera della redenzione, quindi allora Gesù in questo si è fatto obbediente alla madre, così la Madonna, vedete, senz'altro voleva proprio riabbracciare il suo bambino, il suo figlio, perché la Madonna è una vera mamma, lo voleva proprio riabbracciare, sicuramente, però voleva che si applicassero finalmente tutti quei meriti che assieme avevano conquistato al Calvario, dove la madre obbediente al decreto dell'incarnazione e il figlio obbediente al decreto dell'incarnazione e anche alla madre, capito, fratelli carissimi? Cioè, vi ricordate quando San Pietro a un certo punto Gesù dice: ecco, io vado a morire, e San Pietro dice: non ti accada mai, e Gesù dice a Pietro: via da me, o Satana. La Madonna non ha mai detto a Gesù: a questo non ti accada, come San Pietro aveva dispiacere se è stato del figlio, diceva: andiamo assieme al Calvario. E come andiamo al Calvario? Adesso che abbiamo fatto il grosso, abbiamo strappato con la morte queste anime all'inferno, abbiamo riscattato il debito della divina giustizia, ti sei caricato di queste colpe, adesso applichiamo queste grazie e quest'acqua e sangue che uscita dal tuo cuore, applichiamola. Allora, figlio, risorgi, così si applicano, poi ci sarà la Pentecoste, risorgi, che così si completa l'opera della salvezza. Io posso generare tutti i miei figli che tu mi hai detto sotto la croce, mi hai detto: ecco tuo figlio. Ecco, allora, quando è che sorga il morto amore? Di quando sia che sorga il morto amore, cioè quando risorge che possiamo applicare la salvezza. Allora Gesù, quando è risorto, cioè quando la Santissima Trinità ha fatto sì che l'anima umana, si unisse, si ricongiungesse al corpo di Gesù, perché la risurrezione cos'è? La ricongiunzione dell'anima con il corpo, ed è un'opera della Trinità, ed è un'opera anche del Figlio, che come Dio ha il potere di dare la vita e di riprenderla. Allora vedete, in questo momento in cui Gesù ha causato la riunione della sua anima con il suo corpo, in cui la Trinità ha causato tutta insieme la resurrezione, un'opera trinitaria, la riunione dell'anima e del corpo di Gesù, quell'anima che si erano veramente separate sulla croce, Gesù nel fare questo, anche in questo ha voluto essere obbediente alla madre, perché la madre gliel'ha chiesto. Cioè, quando è che sorge il morto amore? Cioè, ma non perché è così, figlio mio, ti rivedo, ti riabbraccio. Anche questo, senz'altro, ma quando è che si può completare l'opera della redenzione? Allora, in questo Gesù ha voluto, lui, obbedire alla madre. Allora capite che la Madonna è perfettamente corredentrice proprio il mattino di Pasqua. Perché Gesù, obbedendo a lei, ha completato l'opera della redenzione. Perché ha voluto lui così. Vedete, fratelli carissimi, e siccome, vedete, Gesù è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione, San Paolo, Sacra Scrittura, lo Spirito Santo dice questo, è risorto per la nostra giustificazione. Allora cosa vuol dire? Che si attribuiscono, in particolar modo, il pagamento del prezzo del riscatto del nostro peccato con la morte, la distribuzione dei meriti con la resurrezione.
Allora vedete, la Madonna dice quando risorge, quando applichiamo, allora vedete, qui ci sta il fondamento, vedete, non solo della corredenzione, cioè partecipazione al pieno compimento dell'opera della redenzione, ma anche nella distribuzione di queste grazie della risurrezione. Per questo che la Madonna è l'acquedotto, la mediatrice, mediatrice e corredentrice. E si vede il mattino di Pasqua, vedete, è vero che il mistero pasquale è il centro di tutti i misteri, centro della nostra fede, centro dell'anno liturgico, triduo pasquale, eccetera. Vedete, è proprio perché in questo centro il ruolo della Madonna è fondamentale. E non è, e non lo dico, è diciamo come i figli devoti che vogliono dire alla Madonna di fare un complimento. No, no, perché se io mi limitassi a un semplice complimento, a dire un modo di dire, diciamo sarei un traditore, mistificatore, misconoscitore della santissima volontà di Dio, di quel piano, di quel mistero nascosto dai secoli che è l'opera della nostra redenzione. Oh, Madre Maria Santissima, ecco, io qui ti confesso, io professo, ti confesso, sempre Vergine, Madre di Dio, Immacolata, Corredentrice, Mediatrice, Assunta in Cielo, Regina dell'Universo. Ecco, e come dice Monforte, è giusto che Maria sia conosciuta, perché come Cristo è venuto nel mondo per mezzo di Maria, deve regnare per mezzo di Maria. Regina Cieli, Letare, Alleluia. Qui a quem meruisti portare, alleluia, resurrex sic udissit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia, gaude letare Virgo Maria, qui surrex Dominus vere, alleluia. Ecco, cari fratelli, coraggio, questi segni, vedete, allora lo dice Monfort che Maria emergerà negli ultimi tempi, specialmente quando l'anticristo, quando i demoni faranno guerra alla stirpe della donna, allora tutti questi attacchi contro la Madonna sono segni di una certa maturità dei tempi, tempi di un grande scontro intellettuale, morale, spirituale, tra due stirpi. Fratelli, rimaniamo attaccati alla Madonna, rimaniamo nascosti nel suo cuore immacolato, difendiamo tutti i privilegi, le funzioni della Madonna Santa, rimaniamo, difendiamola, siamo dei buoni servi, schiavi d'amore della Madonna, in un modo o in un altro, e dobbiamo difendere questa verità. Questa verità perché siamo cristiani, perché non vogliamo creare un'alternativa a Gesù Cristo, ma semplicemente obbedire a Gesù Cristo e seguire Lui che si è sottomesso in tutto alla Madonna Santa. E noi ci sottomettiamo alla Madonna perché si è sottomesso a Gesù, perché siamo cristiani, per questo che siamo mariani. Ecco, fratelli carissimi, ecco, viva e viva la gioia di Pasqua, che è la gioia dell'incontro della Madonna con Gesù, questa gioia della risurrezione si fonda in tutti i nostri cuori. Sia lodato Gesù Cristo.